E adesso può andare uno contro uno. Perotti col mancino, non male, sul secondo palo. Ha colpito di testa Grégoire Defrel. E la palla era per, ci aspettavamo l'inserimento di Dzeko. Dentro c'è Nainggolan, largo c'è Perotti. La scelta cade su Raja Nainggolan. Linea di fondo e traversone con braccio. Ha dato rigore. Ha dato. Ha chiesto al quarto uomo. Probabilmente l'avete sentito anche voi. Guarda fino all'ultimo, Form. Attende il movimento del corpo, la mette dall'altra parte con freddezza glaciale. Perotti, 1-0 Roma. Visto così sembra facile, ma in realtà è veramente complicato riuscire a mantenere la coordinazione. Corre la Roma e arriva l'ondata giallorossa, situazione di 4 contro 3 con l'esterno Nainggolan, un cioccolatino da scartare per Defrel a fil di palo. Anche questa è una delle azioni che tanti perché hanno spazio. Corner già battuto con il traverso nella traversa occasionale dopo la deviazione colta da Dembélé. Palla che passa sopra il muro di Allison, intercetta il destro di Kane. Con la Roma in vantaggio 1-0, gol di Perotti su calcio di rigore. Il Tottenham che reagisce con Kane che mette il mirino sulla porta, un'altra deviazione. Allison con una parata tutt'altro che banale. Abbiamo capito perché Kane fa sempre tanti gol al di là della deviazione. Però più che un cross. E attenzione che se ne va Undar. Undar può presentarsi ai tifosi giallorossi con conclusione destinata al 7. Ma difensivamente con Kane che sta per mettere il mirino sulla porta, fatto fuori ma non l'ha scontato con Fazio. Vediamo. È rigorissimo. Rigore. È rigorissimo, non tocca mai il pallone. Davis raccoglie da Kane, posizione di tiro eseguito da Dali Alli con deviazione. Allison che si distende, sarà calcio d'angolo. Tor Moreno, ma non è finita. C'è spazio per far sgorgare l'azione su Kane, posizione regolare. Kane fuori. Qui c'è stato un ottimo rientro di Castan e anche la chiusura di Skorupski. Adesso dentro c'è Tumminello, Strootman lo ha visto, pallone per lui, la copertura e poi Under si presenta così, il gol del turco, 2-0 Roma. E questo è il suo colpo, e calcia molto bene con il sinistro, qui è stato anche bravo a credere in questa palla, quindi ha chiuso l'azione, un ottimo contropiede. Tottenham con Eriksen, vuole palla Jansen, che calcia piazzando sul palo. Doppio palo e alla fine riesce a riaprirla. Il Tottenham a 3,5 dal traguardo. Realizza Winks. Qui un po' di indecisione da parte della difesa della Roma. I giocatori sono stanchi. L'abbiamo visto in modo perché ha saputo soffrire. Quindi insomma non vale la pena regalare niente agli avversari. E invece eccolo arriva qua. Il gol del pareggio. Pareggia al 91esimo Jansen sul traversone di Nkudu. È 2-2. Dunque sempre il momento. Attenzione la Roma che vuole vincerla. Eccolo. E arriva la zampata vincente al 92esimo. Proprio Tumminello, il ragazzo della primavera. È un finale da urlo ad Harrison. Tre gol nel giro di 5 minuti.